giorno 3, leggero velo nuvoloso, godiamocelo finché c'è, perché poi viene fuori un sole che spacca. Partiamo da Torbole per l'ultimo giorno del Giro del Garda, in direzione Peschiera, direzione sud, fin da subito ciclabile. Ma la pacchia dura poco e dopo il porto siamo costretti a risalire sulla Gardesana, che in questo tratto è piuttosto stretta. E anche se il panorama è spettacolare, ci dobbiamo sorbire anche alcune gallerie, per fortuna meno impegnative rispetto a quelle di prima di qua. Oggi ci aspettano una sessantina di chilometri e speriamo non siano tutti così. Sì, spettacolo! Le nostre preghiere, sono esaudite e dopo 8 km si scende subito al di sotto della strada sul sentiero della spiaggia, cementato e decisamente molto più piacevole. Si sfiora Navene. È arrivato il sole che non ci abbandonerà per tutto il giorno. E alternando spiagge e porticcioli si prosegue verso Malcesine, che da questo punto di vista è veramente bellissima, con la torre del castello Scaligero che si affaccia su un piccolo capo sul lago. Godiamo la passeggiata del lungolago e i porticcioli, con una serie infinita di giardini, di palazzi e ville sulla nostra sinistra. Ma dalla mappa temiamo di dover risalire sulla Gardesana. Invece... E quindi la ciclabile continua anche dopo Malcesine. Ottimo! Ancora qualche chilometro di stradina ciclopedonale con qualche pedone in più e di nuovo la mappa non è chiara. E invece no. Una breve sosta in uno dei paesi che si affacciano sulla riva e ancora riusciamo a guardare le macchine da lontano. Il sentiero cementato si sostituisce a tratti con della ghiaia e quando non è più ciclabile o quando è troppo stretta vicino alla spiaggia dobbiamo risalire sull'asfalto, che in questi chilometri è molto stretto e pericoloso. I camper ci hanno sfiorati molte molte volte. È come giocare alla roulette russa. Ah, che bene! Wow! Finalmente! Quando si riesce a tornare sul sentiero, anche se molto stretto, è una grande conquista. Superiamo Torri del Benaco e torniamo sulla Gardesana fino a Punta San Vigilio. Autentica spiaggia super VIP, se non altro per i prezzi. Altra missione suicidio. Almeno qua c'è un po' di spazio. Dopo il panorama a destra. E poco dopo, in corrispondenza di un punto panoramico, si scende su un sentiero stretto e poco visibile sulla destra. E finalmente si sbuca in spiaggia. Dopo 40 km ci possiamo permettere una birra seria. E alle 2, con oltre 30 gradi, si riparte verso Garda, Bardolino, la Zise. Non so quanto riusciremo a resistere. Tre birre in corpo e fatica. Ma anche la vista in spiaggia non delude. E quindi siamo doppiamente confortati. La via per la città di Garda è piuttosto breve e in paese le vie sono ciclabili. Torniamo sul sentiero della spiaggia e proseguiamo verso sud. Ci
e arriviamo a Bardolino. Qui ci aspettiamo di trovare una serie di enoteche da buoni friulani. Ma oltre ad alcuni bar a bordo lago non c'è nulla che faccia intuire la spiccata propensione della zona alla produzione di un vino rosso di pregio. È che siamo quasi razzise! La ciclabile a bordo lago diventa un bel viale ciclopedonale e si raggiunge in breve la Zise, descritta a ragion veduta come una piccola Venezia. Il cammino prosegue su una vera spiaggia, piuttosto affollata, di sabbie e sassolini, per poi diventare un sentiero immerso a tratti in una natura selvaggia. Nel porto passiamo su una bella passerella con pavimentazione in legno per poi proseguire nella spiaggia successiva, ma ora la priorità è la birra. Vediamo come siamo a Chiringuito. È l'ultimo chiosco! E anche questi sono i drammi che bisogna sopportare. Sotto il sole cocente continuiamo il più possibile a bordo lago e dopo pochi chilometri arriviamo a Peschiera del Garda per l'ultima sosta. Qua. Punto. Qua. Qua. Vabbè dai, sono pochi metri. Per l'ultima sosta prima di mettere a nanna le bici. Finite? Siete strax? Onde? Con biele, 200 km, no? Non vino fatto con un litro? Tanti chilometri sono con un litro. Days. Days. No, beh, due. Il problema grosso è stato l'ordine top di strade, dai. L'Augustine. Bene, magari sempre Agostino è fatto. Buon prossimo anno Agostino. Che dare l'obiettivo.